Salve, mi sto preparando per andare via. Ho deciso di fare questo vlog riguardo alla mia giornata, più o meno abbastanza tipo, perché spessissimo mi chiedete che lavoro faccio. È allucinante spiegarvi che lavoro faccio, perché io faccio tutto e non faccio niente. E niente, quindi oggi vi porto un po' in giro con me e vi faccio capire, aiuto, che cosa faccio io in generale. Quindi adesso faccio colazione e ci vediamo dopo, ciao! Siamo fermi al semaforo, così ne approfitto anche che la inquadratura... Oh, è verde! Per una volta che uno vuole il semaforo rosso. Vabbè, non ci dovrebbero essere tante curve, comunque sono appena stata alla fabbrica dove... per cui faccio gli orecchini e adesso mi hanno dato degli orecchini che si sono rotti da aggiustare, quindi io... probabilmente dovrò lavorare oggi pomeriggio, devo incastrarceli perché comunque ho da preparare anche la cena, che stasera vengono dei miei amici a cena e faccio la pizza. Tanto mi aiuta la mamma a fare la pizza, quindi non sono sola. E quindi dovrò incastrarci, posso anche togliere gli occhiali, tanto adesso non mi sta uccidendo il sole, insomma, è forte. Comunque, questi orecchini, e quindi dovrò cercare di farli tra stasera, sabato mattina e domenica sera, e in modo che così lunedì mattina, massimo lunedì pomeriggio, riesco a riportarglieli. Adesso devo fare ancora 20.000 giri, devo passare la Coop, dal negozio dove lavoro saltuariamente, molto saltuariamente, ovvero solo sotto le feste come parrucchiera, e penso che ci vedremo a casa. Sono appena tornata a casa, ho fatto la spesa. Allora, ho comprato fondamentalmente birra per stasera, questa qua che piace tantissimo alla Laura. Poi ho preso la paprika per fare il pranzo mio di oggi e la cipolla, e adesso guardate qua l'impasto della pizza, lo rimaneggio così, rilievita molto molto bene. Stasera verranno delle pizze buonissime, me lo sento. Allora, vi volevo far vedere, questi sono gli orecchini che ho da riparare o da fare delle aggiunte, tipo questi qua sono da riparare. E niente, quindi mi ci vorrà un bel po' di tempo per fare tutto quanto. C'ho voglia! E intanto ho messo fuori la pasta della pizza, così con il caldo del sole lievita meglio. Ho pranzato da un po' e adesso guardate che sto facendo. Sto editando un video che tantissimi di voi mi chiedono spesso che programma uso. È AWS Video Editor, così ne approfitto anche per rispondere un po' delle vostre domande. E il mio computer è stralento, ma ci vorrà 4 minuti per editare un video da poco più di 3, e guardate un po' qual è il titolo. Spero di non creare troppi scandali con questo video, davvero, lo spero davvero tanto, ma so già che ci sarà qualcuno che romperà le scatole. Caricherò prima questo video, poi il vlog, e poi non vi preoccupate, non mi sono dimenticata, ma anche del video di come si arricciano i capelli con i jumbo curlers, che ci ha incastrato la mamma, ma ci siamo dimenticati di fare le foto con i suoi capelli ricci, e quindi ora stasera o lunedì rimetto i ricci, i bigodini, così poi dopo potrò fargli le foto. Adesso sono quasi le 3, quindi appena finito di editare questo video lo metto a caricare su YouTube, così mentre si carica io riesco a finire di pulire casa. Allora, momento di odio per i prodotti Felice Azzurra, intanto ciao. Allora, non so se notate, si nota, wow, che videocamera figa, gli aloni. Ho pulito i vetri la settimana scorsa e guardate il prodotto dei vetri per la Felice Azzurra come li ha fatti, cioè completamente pieni di aloni. Odioso! Notate la differenza? Non ci sono più aloni? Cioè, wow! Ok, ricordatevi, Quasar sì, Felice Azzurra no. Allora, volevo farvi vedere i miei ultimi acquistini, mentre si asciuga il corridoio, che così aspetto che posso dare il cencio in camera.
Poi vado fuori a giocare con il mio dolce cagnolino. Allora, queste sono le scarpine che ho comprato, che mi piacciono da morire, che ho comprate su eBay. E sì, magari qualcuno dirà: oh mio Dio, davvero le mette ai piedi? Sì, le mette ai piedi e come vedete sono ben usurate. No, le ho messe soltanto 2 giorni, la qualità non è che proprio sia il massimo, però mi piacciono tanto e sono davvero davvero extra comode. Un'altra questione che ho fatto sempre in internet, però questa volta da un sito, non su eBay, è questa gonnellina qua. E a proposito di questa gonnellina qua e del sito dove l'ho comprata, vi voglio parlare del giveaway che fa questa ragazza che è qua di Arezzo. E praticamente ha organizzato questo giveaway perché lei ha un negozio online, questo qua, Night Shift, praticamente. E ci sono 5 regole per questo giveaway, ve le leggo perché non so se si leggono. Clicca sul tasto mi piace della pagina Facebook Night Shift Shop e quindi essere un nostro fan. Rispondere a questa nota scrivendo: io partecipo al primo giveaway Night Shift Shop e condivido. 3. Condividere la nostra pagina Night Shift Shop, attenzione, non quella dell'evento giveaway, sulla propria pagina personale. Invitare almeno un vostro amico o amica a partecipare. Importantissimo, mandare un'email con il soggetto primo giveaway Night Shift a info@nightshiftshop.it indicando il vostro nome e cognome. O non potrete partecipare al concorso. Se non ricevete risposta daremo sempre conferma, vuol dire che la mail non ci è arrivata. Allora, i premi. Primo estratto: se donna, un Got Miss Dress nero rosso taglia unica, mentre se uomo, una maglia teschio maniche lunghe taglia scelta tra quelle disponibili nel magazzino, più fanzine e scaramelle dolcetti. Siamo golosi. Secondo estratto: se donna, un Shirash top taglia scelta tra quelle disponibili in magazzino, mentre se uomo, buono sconto del 15% su qualsiasi capo scelta del catalogo uomo unisex, spese di spedizione gratuite più caramelle e dolcetti. Siamo golosi. Terzo estratto: buono sconto del 15% su qualsiasi capo accessorio a scelta dell'intero catalogo di Night Shift Shop, spese di spedizione gratuite. E in questo negozio è davvero fornitissimo. La ragazza, appunto, la conosco, vi fidate tranquillamente, fa le consegne prestissimo. Io mi sto intanto accecando dal sole e niente, adesso spero che il corridoio sia asciutto così posso andare fuori a giocare con il mio cagnolone. Scendiamo le scale. Lilli, allo? Dov'è la palla? Dov'è la palla, Lilli? Palla per lei vuol dire gioco in generale, quindi hai capito che si gioca, è contenta? Allora, e ora noi ci divertiamo così. Lancio lungo. L'altro cane che sente abbaiare dei vicini. Non lo trova. Eccola. Bravissima la Lilli, ma brava. Stancata? Si è stancata. Adesso va a bere sicuramente. Infatti. Chi arriva? Arriva la mamma. E ora lui va a fargli le feste. C'è la mamma, si fa la pizza insieme. Si sta mostrando il suo lato migliore.
Facciamo la pasta della pizza, non si è attaccata per niente, è stata bellissima. Questo qua che vocifera è mio padre, il mio dolce babbo. Non per Alessa. Vai babbo, riprendi il babbo, che non vuole essere mai... Scappano, inseguiamoli. La casa non è così tanto grande da potersi nascondere, io me lo volevo dire, ma... Dai, Ale, inseguiamo come... Posso... Lascio il commento dopo. Tieni. Andiamo a prendere la falda. Che totalmente secca. Povera falda. Povera sabbina, totalmente secca. La stai prendendo. Sì, ce l'ho andata a schiacciare la beale. Ok, albero distrutto, missione compiuta. La scena finita. Oh, per poco non mi casca la videocamera. Aiuto. Allora, dicevo, scena finita, ho combinato, penso, delle cose talmente tanto sdatte che mi vergogno anche a ammettere di averle combinate. E niente, ora è arrivato, cioè è arrivato Ale, Ale è arrivato da un bel po'. E ha portato una pizza. Ho praticamente fatto cadere una pizza per terra. Cioè, è stato allucinante, mi è caduto il vassoio, la pizza, ta! Ovviamente, come studi scientifici hanno dimostrato, cade sempre dalla parte del condimento. Non mi ricordo nemmeno per quale motivo. Più pesante. È più pesante. E infatti c'era una vignettina magnifica su Facebook che se tu attacchi un gatto di schiena a una fetta di toast imburrato, ci sarà un moto continuo all'infinito perché il gatto ricade sempre su quattro zampe e la fetta deve cadere sempre dalla parte più pesante. Vabbè, comunque, cacchiate a parte. Mio Dio, che luce pessima che c'è in camera. Ale, vuoi dare la buonanotte? Non vuoi essere nemmeno inquadrato. Buonanotte. Con tanto sentimento. Dimmi buonanotte con tanto sentimento. Buonanotte. Ah, pensa buonanotte con tanto sentimento. E niente. Ora prima di andare a letto comunque cerco di editare il video. Buonanotte, ciao. Così si alza il volume? Sì. E così si abbassa. Aspetta. No information for TTS. E se vuoi manda avanti invece più c'è una voce. Sì! Na, 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 na. I don't information for TTS, Medina! Shuffle mode! Bio the system of down. Non c'è abilità per fight banking. Tra piccoli telecamera per l'Xbox, crediti di Xbox, accenditi per il primo perché non si accende. Però si spende. Ma chi sa io? Però confronto a quei soldi. Ma questo che disco prima non mi ricordo il titolo? La tendiamo dei cartoons. Che cosa è questa stessa? Ma non ci ho messo i IP on the Mississippi? Che dice? I IP on the Mississippi. Che cos'è? Boh. Ma si idea. Sono tutto un po' di roba. This is Halloween rifatto dai lordi. Questo è il coso per caricare un po' figo. Però devo risparmiare. Mi dura la batteria.
Perché non lo scarica quando so. Ah, sì, si ricarica. Singles and every age, basta. E mi so di testa. Bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. Ma io ho fatto un accostamento, ragazzi. Vai, sì, vai, sì. I want to run my life. Però lo metto la come microfono. Ma come ci ho fatto chiesto? Sì, vabbè, di fatto la paga. E va, e non fermarmi qua. Questo viaggio mi porterà da tutti i Pokémon, girando per il mondo. La mia speranza è con me. Questo video qui non lo puoi pubblicare su YouTube, ti ballano troppo e te lo prendono per un video porno.